Quando un uomo si è avvicinato ad una ragazza carina per un'ora, sembra che sia passato un minuto, ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e le sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività. Albert Einstein. Hai mai sperimentato in allenamento o in gara di vivere internamente una sensazione di benessere e appagamento durante l'azione di tiro? Tutto ti viene facile, il tempo perde di importanza, sei piacevolmente focalizzato e ti senti motivato e invincibile. Quando ti succede questo, ti trovi in quello che Csikszentmihalyi definisce stato di flow, ovvero uno stato di flusso in cui sei profondamente immerso in quello a cui ti stai dedicando. Immune alla maggior parte delle distrazioni e il tempo scorre senza che te ne accorgi. È una questione scientifica che ha a che fare con le nostre competenze. Si tratta di quella sensazione che anche tu hai provato almeno una volta in gara, dove eri talmente concentrato che quando hai tirato all'ultimo piattello ti sembrava ancora di avere altri piattelli da fare. Ti giri a guardare il monitor e come per magia vedi un fantastico e meritato 25 su 25. Quando comprendi questa cosa, come avviene, ti aiuta a rendere coinvolgente ogni attività a cui ti dedichi. Lo stato di flow è connesso al nostro livello di intenzione. Csikszentmihalyi definisce intenzione l'atto di concentrare la nostra attenzione in un'azione o su un obiettivo. Di conseguenza, lo stato di flow è direttamente proporzionale alla capacità e alla difficoltà che un'azione o obiettivo richiede. Quando sei in gara, hai bisogno di tutta la tua attenzione su ciò che stai facendo, per evitare di mancare anche un solo piattello. Quando il tiratore entra nello stato di flusso, avviene quella che viene chiamata distorsione temporale, in cui anche un'ora può sembrare percepita nella mente del tiratore come se fossero passati pochi minuti. Questo perché siamo pienamente coinvolti, abbiamo bisogno di tutte le nostre competenze e l'obiettivo da raggiungere è sfidante al punto giusto. Quando abbiamo a che fare con attività che non richiedono il nostro impegno e non sono difficili da completare, il tiratore è privo di interesse e attenzione verso quello che sta facendo, quindi facilmente cadrà nella noia. Se invece il tiratore si deve impegnare per raggiungere un obiettivo molto al di sopra della sua propria portata, allora il tiratore percepirà una condizione di forte stress. Se però le competenze sono all'altezza dell'obiettivo del tiratore, allora sarà rilassato perché è vero che si dovrà impegnare, ma è anche consapevole che raggiungerà il risultato con più facilità. Per trovare lo stato di flow abbiamo due strade. Una ci porta ad aumentare gradualmente la difficoltà dell'attività a cui ci stiamo dedicando, quando essa è troppo semplice, trasformandola così in una sfida stimolante e raggiungibile. Quando le tue competenze sono ben consolidate, ti senti più in controllo della situazione e allora, con molta probabilità, puoi raggiungere lo stato di flusso. Quanto più la sfida diventa complessa e il risultato meno scontato, allora entrerai più facilmente in una condizione di forte stress. L'altro modo per raggiungere quello stato in cui siamo così tanto coinvolti da perdere la cognizione del tempo è aggiungere competenze che abbiamo a quelle necessarie. Questo ci permette di passare dall'ansia di non avere le competenze richieste al senso di controllo e autoefficacia. Lo stato di flow o di flusso è uno stato emotivo positivo. Quando si è in questo stato, la persona si trova totalmente assorta in un'attività di suo gradimento, in cui il tempo vola e azioni, pensieri e movimenti si succedono l'un l'altro senza fermarsi. Questo stato emotivo positivo è caratterizzato dal coinvolgimento totale nell'attività che stai realizzando, in cui nulla sembra più importante, mantenendo un livello di concentrazione assoluto. Così, in questo stato, hai il totale controllo sull'azione di tiro, provi grande soddisfazione poiché l'esperienza in sé è piacevole, non importando in quel momento né l'avversità né i problemi che possono presentarsi. Tutto te stesso si trova concentrato su quel compito, utilizzando e portando le tue destrezze e abilità fino al più alto grado di espressione in termini di performance ottimale. Ma è qualcosa che esiste da sempre ed è descritto anche nella pratica della meditazione. Lo stato di flow riguarda ogni momento della nostra vita, si tratta di qualcosa che inevitabilmente si realizza nel presente, nella nota espressione qui ed ora. L'obiettivo del tiratore diventa l'attenzione al momento presente, ossia quelle azioni concatenate che lo portano piattello dopo piattello alla sua meta. Se cerchiamo il flow, l'attenzione inevitabilmente andrà sul viaggio piuttosto che sulla meta, ma senza una meta, ovviamente, non esiste viaggio per raggiungerla. Generalmente ogni individuo è in grado di decidere su cosa vuole concentrare la propria attenzione. Tuttavia, quando si è in stato di flusso, si è completamente assorbiti nell'azione e senza prendere coscientemente una decisione, si perde la consapevolezza di tutte le altre cose: tempo, persone, distrazioni e persino esigenze fisiologiche. Ciò si verifica perché tutta l'attenzione è occupata da quella particolare azione e non ne resta per le altre attività pur necessarie. Csikszentmihalyi individua tre competenze fondamentali che permettono di entrare nello stato di flusso. La prima, obiettivi chiari. Le aspettative e le modalità di raggiungimento sono chiare. 2. Competenza tecnica elevata. Il soggetto dispone di un alto livello tecnico e quindi un'elevata autoefficacia percepita. 3. Bilanciamento tra sfida e capacità.
L'attività non è né troppo facile né troppo difficile per il soggetto. Lo psicologo ungherese individua inoltre le 5 sensazioni percepite dall'atleta che denotano la presenza in lui dello stato di flow. La prima, concentrazione totale sul compito. La concentrazione e l'impegno sono massimi. L'atleta è talmente assorto nell'azione che raggiunge un alto grado di concentrazione in un limitato campo di attenzione. Non ragiona più sul passato e futuro, ma solo sull'azione presente. 2. Perdita dell'autoconsapevolezza. Il soggetto è talmente assorto nell'attività da non preoccuparsi del suo ego. 3. Distorsione del senso del tempo. Si altera la percezione del tempo, non si rende conto del suo scorrere. 4. Senso di controllo. La percezione di avere tutto sotto controllo e di poter dominare la situazione. 5. Piacere intrinseco. L'azione di tiro dà un piacere intrinseco, fine a se stesso, esperienza autotelica. Posso citare personalmente situazioni di allenamenti, gare in cui ho visto i miei atleti perdere il senso del tempo o fare di nuovo il giro della pedana anche se avevano già fatto 25 piattelli, perché totalmente immersi nell'azione di tiro. Lo stesso mi è accaduto come agonista durante competizioni particolarmente sentite o durante alcune intense e lunghe sessioni di allenamento. Sembra non esistere nient'altro che l'esperienza in sé. Ogni altro pensiero va sullo sfondo e la piacevolezza dell'esperienza riempie tutta l'attenzione cosciente. Come istruttore federale FITAB e trainer coach, insegno ai miei atleti ad ottenere prima in allenamento e poi in gara questo particolare stato che permette di raggiungere elevate prestazioni di tiro. Se pensi che questo video ti abbia dato un contenuto utile e vuoi guardare i prossimi video, segui il canale e attiva le notifiche. Metti mi piace alla pagina Facebook Fossa Olimpica Metodo Giulio Mattioni e seguimi su Instagram per i nuovi video contenuti ogni giovedì alle 18:30. Condividi questo video se pensi che più persone possono trovarlo interessante. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!